Grazie Andrea Baroni. I Love Richard Curtis è una parafrasi del suo terzo film da regista, I Love Radio Rock, ma è la verità, è una parafrasi, ma è anche la verità. Adoriamo 35 mm Richard Curtis e non solo a 35 mm. Richard Curtis è il responsabile del cambiamento del cinema panettone italiano e il passaggio dalla farsetta alla sophisticated comedy. Luigi De Laurentiis, produttore già citato nella video recensione di Gravity, nostro amico e sodale, Luigi ha cercato proprio di cambiare, più lui che il papà, il cinema panettone in chiave di romanticheria anglosassone. E il punto di riferimento è sempre stato Richard Curtis. D'altronde l'episodio bellissimo di Colpi di Fulmine, il migliore dei due, di Lillo e Greg, altro non è, questo ovviamente Pigmalione, questo My Fair Lady al contrario, altro non è però in chiave più contemporanea che non riprendere l'episodio per me fantastico di You Love Actually, la seconda regia del buon Richard, dove c'è Hugh Grant, primo ministro, che si innamora della cassiera e vuole fidanzarsi con la cassiera e ci saranno delle situazioni molto divertenti. Quindi questo per farvi capire l'importanza dell'uomo di cui stiamo parlando anche per noi italiani, cioè il franchise per eccellenza della commedia natalizia italiana, il cosiddetto cinepanettone, cambia grazie sulla linea dettata da un signore che si chiama Richard Curtis. Da dove viene questo signore lo sappiamo, viene da Oxford, che ha sempre sfornato grandi commedianti come Cambridge, ovviamente tre dei Monty Python erano di Cambridge, due di Oxford, uno era un alieno americano. E lui viene da Oxford e poi ha scritto con Rowan Atkinson, si è legato a Rowan Atkinson, ha scritto tante cose con Rowan Atkinson, tra cui soprattutto un personaggio, il signor Fagiolino, il signor Fagiolo, che è Mr. Bean, che come sapete ha avuto abbastanza successo e l'hanno scritto insieme. È una maschera comica meno ripugnante di Checco Zalone, ma con delle vicinanze con Checco, ma con un'ottica che non è quella superficiale di Luca Medici, di raccontare un uomo meschino, muto, molto molto alla Jacques Tati, che ha piccole avventure, o meglio disavventure metropolitane, Mr. Bean. Poi Richard Curtis ha avuto anche un altro piccolo merito, quello di creare la Working Title, sostanzialmente. La Working Title è una delle case di produzione più importanti d'Inghilterra. La Working Title deve tutto a Quattro Matrimoni e un Funerale. Quattro Matrimoni e un Funerale è un film che François Truffaut penso che avrebbe definito un film perfetto. Ne parlava spesso con Spielberg quando lavoravano insieme sul set di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Che cos'è un film perfetto? Un film perfetto è un film perfetto, è tautologico ma semplice. È un film che puoi vedere e rivedere, come Blues Brothers, come 400 colpi, cose di Truffaut, come La dolce vita. Ed è un film che ogni volta che rivedi insomma, ti accorgi che è solido, che è assolutamente inattaccabile e che scorre, è scorrevole, è perfetto. Quattro matrimoni in funerale è questo, è una delle sceneggiature più brillanti secondo me che sono mai state scritte nella storia del cinema, e l'ha scritta un signore che si chiama Richard Curtis. Quel film ebbe un successo incredibile, ebbe un'importanza enorme, ragazzi, non dobbiamo mai dimenticare che se Julia Roberts vuole andare a fare un film, non dobbiamo mai dimenticare Hugh Grant cosa diventa dopo Quattro matrimoni e un funerale, con annessi e connessi, gossip, casini, vita privata, star. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il grande interesse anche delle star hollywoodiane verso l'Inghilterra, Madonna si sarebbe fidanzata di lì a poco con Guy Ritchie, Julia Roberts dice voglio andare a lavorare con questi signori qua, e non a caso uscirà fuori Notting Hill, sempre con il nostro buon Hugh Grant, sempre con il grande Richard Curtis alla sceneggiatura. Insomma, l'Inghilterra diventa enorme, l'Inghilterra diventa molto centrale dentro l'intrattenimento audiovisivo anglofono che parla e anglosassone. Ebbene, quest'uomo è centrale. Chi è Richard Curtis? Richard Curtis è un signore innamorato della vita ed è un signore sereno e ottimista, sostanzialmente.
con questi suoi begli occhi azzurri, ormai sembra un albino con gli occhi azzurri, è un uomo incredibilmente spiritoso, non si potrebbe concepire quattro matrimoni e un funerale, è un uomo molto colto, ha studiato a Oxford, ed è un uomo molto, molto sereno, stabile, è un borghese, ed è un uomo che esalta i piaceri della piccola borghesia, è un uomo che ci ricorda sempre che alcuni cineasti hanno questo compito, che in fondo è tutto molto più semplice di quello che può sembrarci. Ci sono cineasti che fanno dei film dove ci dicono di andare verso l'impossibile, anche quello è bello, un'attenzione dell'essere umano. Ci sono cineasti che dicono, attenzione, guarda che a 2 metri da te c'è una cosa magnifica e tu forse, proprio perché magari stai cercando un'altra cosa, non la vedi. Richard Curtis appartiene a questa categoria qui. Io lo adoro, mi fa ridere tantissimo, inserisce molto la musica pop, ha una grande importanza per lui, l'ha sempre molto inserita nei suoi film, nelle sue storie, e ha ragione, perché le canzoni sono qualcosa che uniscono le persone. Right. Ci fanno innamorare e rientra molto bene nell'universo pop e positivo e ottimista di Richard Curtis l'inserimento delle canzoni. E quindi... Poi, a un certo punto, come tanti sceneggiatori, come può capitare a tanti sceneggiatori, come è capitato, come capiterà, il buon Richard vuole passare alla regia. Dice, ma perché? L'ha fatto pure Charlie Kaufman. Dice, ma perché? Allora, andiamo dietro la macchina da presa. E comincia questa sua carriera di regista molto fortunata, molto interessante, 3 film al suo attivo. Love Actually è un successo pazzesco, c'ha un cast della Madonna, tutto l'universo cartesiano collabora alla creazione di Love Actually. Love Actually parte da un presupposto che irrita la nostra Jessica Corrao, ma che io da nichilista capisco perfettamente, perché non è che se uno è pessimista a livello intellettuale non può accorgersi di quanto è bella la vita, anzi magari lo è proprio per questo. Parte da un presupposto Love Actually che Curtis ti dice nelle interviste, ma lì te lo dice proprio nel film, come comincia Love Actually? Comincia con, ma ci siete mai stati in un aeroporto? Ma in un aeroporto, se finite in un aeroporto, ma vi dando un'occhiata attorno a voi, vedete quante persone si baciano, si abbracciano, si incontrano, si stanno muovendo, si sono mosse una verso l'altra per tornare, per arrivare. E questo era l'inizio di Love Actually. In prossimità di Natale partiamo da lì e poi vediamo tante vite a Londra e tante classi sociali diverse, sempre con il tema dell'amore, l'amore che finisce, l'amore che comincia, l'amore è importante, l'amore è il motore del mondo, c'è chi sostiene che siano i soldi il motore del mondo, per me è l'amore il motore del mondo, la passione, e c'è gente che muore per amore, c'è gente che uccide per amore. Curtis parte da questo, è un argomento che al cinema funziona sempre, ci fai anche un sacco di soldi, quindi l'amore, e l'amore in Love Actually era a seconda di varie. Poi fece un film dove la sua passione per la musica pop esplose. I Love Radio Rock, addirittura un gruppo di DJ pazzi, le radio pirate, una radio pirata inglese che stava in mezzo al mare. Era una barca. In mezzo lì c'erano dei DJ fighissimi, le loro donne, le loro rivalità e la musica. La musica. Film stupendo. C'era un pezzo rock, poi per chi è rockettaro vintage come me, proprio, cioè, musica anni 60, 70, fantastico. Adesso, poco visto, adesso, eccolo qua, questione di tempo. Curtis fa una commedia d'amore, perché a lui interessa l'amore. Forse dovremmo tornare quando non sei in compagnia. Tim, in effetti, abita qui. Ma davvero? Sì, ma niente sesso orale, glielo posso giurare. Con i viaggi nel tempo. Ma com'è possibile che... questo simpatico pel di carota, un uomo con i capelli rossi, un uomo rosso, che né bello né brutto, interpretato alla grande da Domhnall Gleeson, che è il figlio di Brendan Gleeson, che già mi aveva appassionato molto in Anna Karenina di Wright, ebbene, Domhnall Gleeson è il film, ed è questo signore tipicamente cartesiano, cioè simpatico, intelligente, molto paziente nei confronti della vita. Curtis deve essere uno così. Curtis è uno che ha una famiglia molto solida, ha i figli, insomma,
è uno proprio come i personaggi che racconta. Ecco perché il suo cinema è forte, perché Karsis ti dice: io la vedo così la vita, ho fatto queste cose, con la classico, con il classico understatement anglosassone, a differenza di noi latini, non inserisce l'ideologia, non inserisce il perché doveva essere così, capito? Cioè, con gli occhi spiritati, no, gli inglesi sono meglio di noi da tutti i punti di vista, quindi dicono: io ho fatto questo, è stato il mio lavoro, è stata la mia scelta, io la penso così, morirò e ciao, perché così sono gli anglosassoni, sono molto più seri e simpatici di noi latini. E a un certo punto in questione di tempo è la storia di questo pel di carota fantastico, sembra Jeremy Renner in questo profilo, invece è il grande Domhnall Gleeson che si vuole innamorare, becca una bellissima, per lui fantastica, a Baroni non piace, a Andrea Baroni non piace, Rachel McAdams, forte Rachel McAdams, è stata per tanti anni fidanzata di Ryan Gosling, un'attrice seria, peraltro Paolo Di Zilla svezzò, giovanissima in My Name is Danilo, questa è una chicca. Allora, a un certo punto, film che nessuno ha visto, fallimento pazzesco, perché lo fece con Cecchi Gori che stava affondando, la Corrao l'ha visto benissimo, nella famiglia degli americani c'era una giovanissima Rachel McAdams e tu non l'hai notata. Allora, a un certo punto, lui e lei, when boy meets girl, no? Che si sa, no? Che è la formula, è il concept che a Hollywood proprio serve per descrivere il film dove when boy meets girl, solo che qua Curtis inserisce i viaggi nel tempo in questa famiglia della Cornovaglia borghese, dove c'è un padre di famiglia che è Bill Nye, che è meraviglioso, che era rockstar nichilista e depressa, che però cambiava in Love Actually, che non gli andava più di cantare la canzone, che poi era la canzone famosissima di Quattro matrimoni e un funerale, insomma era un po', c'era un po' di autoironia. Ebbene, Bill Nye, che è stato anche mostro, come sapete, in tanti film, perché è un uomo con una faccia particolare, l'hanno con i trucchi digitali, a partire dai Pirati dei Caraibi, trasformato anche in un mostro, là c'aveva i tentacoli, qui Bill Nye è Bill Nye, senza niente, scheletrico, alto, ed è il papà di Per di Carota, ed è una coppia padre figlio proprio, una cosa, io ho pianto alla fine del film, perché è un film dove Bill Nye a un certo punto dice a Pel di Carota: sentiti, anche qua c'è tutto lo humor anglosassone, per chi piace, io a me mi fa impazzire, a 21 anni gli dice: senti, ti devo dire una cosa, noi viaggiamo nel tempo. Figlio mio adorato, ti sembrerà strano, gli uomini della famiglia possono viaggiare nel tempo. Wow. È una reazione come un'altra. Credo che io optai per cazzo, ma erano gli anni 70. Ecco, e con tutta l'annullamento della retorica, noi viviamo in un'epoca in cui ogni settimana esce al cinema un film con uno in calzamaglia che ha i superpoteri, che io non lo sopporto più. C'ho sempre il mio grande amico Andrea Berni di Bethesda che mi rimprovera, e invece io questa proliferazione di supereroi e di superpoteri penso che faccia anche male, secondo me, a questi giovincelli che ci crescono, perché poi in un paese disperato come l'Italia ci sarà una grande, secondo me, distanza tra quello che loro vedono al cinema e la realtà, li farà impazzire, ma questa è una mia paranoia. E invece, che bello un film che gioca con il cliché del cinema fantastico, il time travel movie, da Ritorno al futuro alla macchina del tempo di George Pal, ovviamente da Wells, dal capolavoro di Wells, di H.G. Wells, non Orson, è fantastico, no? Lo sappiamo, è una figata il viaggio nel tempo, ci piace tantissimo, lo vediamo tanto spesso. Ebbene, qua Curtis fa un anti time travel movie, come chiama lui, fa un viaggio, perché Bill Nye dice al figlio: sai, noi tutti gli uomini di questa famiglia viaggiano nel tempo. Dice: devi andare in un posto chiuso, piccolino, un armadio, uno sgabuzzino, perché questo è il fantasy per Richard Curtis, e devi pensare esattamente l'orario in cui devi sapere il luogo e l'orario, e poi puoi tornare indietro. Allora, ovviamente c'è la parte frivola, nel senso che il figlio i primi tempi lo usa perché ovviamente sbagliamo sempre qualcosa con le donne, e quindi lui dice: cavolo, allora posso spalmare la crema meglio, così, e noi maschietti diciamo: ok, certo, hai ragione, probabilmente in un film italiano finiva, cioè continuava solo quella cosa là. Invece Curtis, che vuole un po' far di filosofia, dice, e lo fa apposta, ti fa dimenticare a un certo punto che il film sia un time travel movie, perché lui ha incontrato lei, utilizza l'escamotage, ma non troppo, e questa è una grande lezione che ti dà Richard Curtis, tornando sempre alla sua ideologia,
cioè al fatto che noi dobbiamo essere normali, che nella normalità non c'è niente di strano, che come cantava Lucio Dalla e poi come ha detto Muccino nell'ultimo bacio, mi pare che lo faccia dire a Favino proprio, un Favino che era sconosciuto all'epoca. E questo è il senso di Questione di Tempo, un film stupendo che va visto con le persone che amate, stretti insieme, o va visto al primo appuntamento, no? Facciamo lavorare Richard Curtis per noi, perché è un film dove esci e anche l'Italia disgustosa del 2013, che sarà peggiorata probabilmente solo da quella del 2014, ecco il triste Alò è uscito felice dopo aver visto questo film. E io penso che con tutti i pessimismi che devono rimanere, che non vengono, non si annullano ovviamente grazie a Questioni di Tempo, però io penso che Curtis arrivi in un momento drammatico di vita di noi italiani, in questo momento che veramente siamo uno più depresso dell'altro, e ti fa veramente bene alla salute, perché ti fa vedere un decent man, un uomo decente, un uomo, una brava persona che vive e lotta per amare senza retorica, senza violenza, e questo è fantastico. Ce la faranno a stare insieme? Non ve lo diciamo, però dopo mezz'ora ti dimentichi completamente che questo signore viaggia anche nel tempo, perché lui lo dimentica, e questa è la lezione più importante contro il proliferare di supereroi del cavolo di quest'ultimo periodo, che secondo me hanno veramente una pericolosa influenza sui giovani italiani, che dovranno affrontare parecchi problemi nei prossimi anni e che secondo me pagheranno questa formazione a colpi di supereroi e superpoteri. Invece è molto meglio Richard Curtis.